Buongiorno ed eccoci in un nuovo video della vostra Natalia Marraffini, scrittrice e insegnante. Oggi sono qui ormai lontana dal Natale, quindi al sicuro per me il Natale è un periodo terribile, a raccontarvi, a condividere con voi un'idea regalo per i vostri studenti. Infatti quest'anno mi ha dato grandissimo entusiasmo fare un piccolo regalo ad una classe, ad ognuno di loro, preparare un piccolo presente per Natale. Tutto è nato dall'anno scorso, quando ho fatto una supplenza brevissima, una supplenza di solo un mese, ma in particolare una classe era stata particolarmente coinvolta dalla mia persona, dal mio carattere, dal mio carisma, dalle cose che ho trasmesso loro. Quando ho terminato la supplenza, il regalo più bello che ho ricevuto è stato un grazie enorme scritto sulla lavagna. Quindi io sono rimasta per un brevissimo periodo di tempo e loro mi hanno regalato, restituito la loro gratitudine. Dunque, ecco cosa ho deciso di fare per Natale quest'anno. Per i miei studenti, ho deciso di regalare loro ad ognuno di loro un grazie. Ho preso un fogliettino di carta, ci ho scritto un grazie pensato appositamente per ogni singolo studente, l'ho arrotolato, ci ho messo un bel fiocchetto di stoffa, così è anche riciclabile, la carta era riciclata e glieli ho regalati. Ho regalato loro da un lato, sì, la mia gratitudine, dall'altro ho regalato loro una riflessione su una loro qualità di spirito, di carattere, di personalità. Infatti, i miei grazie erano tutti incentrati su di una qualità, su di una loro capacità, su un tratto della loro personalità che mi aveva profondamente colpito nel primo periodo dell'anno scolastico. Ad ognuno dunque ho sottolineato qualcosa di buono del loro modo di essere e dall'altro lato gli ho detto grazie perché mi hai insegnato qualcosa grazie a quella tua capacità, quel tuo modo di essere, quel tuo modo di stare in classe. Il periodo dell'adolescenza è un periodo in cui si ricerca la propria identità e a volte ci troviamo degli studenti complessi da gestire, degli studenti che però sono estremamente fragili e quindi le persone più difficili magari da gestire, le persone più aggressive vanno ringraziate per la loro fragilità che tentano di difendere in ogni modo attraverso questi loro comportamenti e atteggiamenti. Le persone più timide per me vanno ringraziate perché ci mostrano quanto è prezioso il loro mondo, quanto in realtà poi hanno il coraggio di uscire fuori quando riescono a mostrarsi. E così via. Spesso gli insegnanti, noi insegnanti diciamo, sì, gli studenti mi insegnano tanto, ma a volte trovo che questa frase sia vuota. La vedo priva di contenuto, difficile da comprendere. Che cosa stai veramente imparando da questi studenti? Allora, prendersi un tempo per regalare ai tuoi studenti un grazie per un loro modo di essere, per un loro modo di stare, per una loro qualità interiore. Per me è stato ed è un modo di riuscire veramente anche a capire cosa mi stanno dando questi studenti? Cosa mi stanno trasmettendo? Perché le cose che ho scritto loro erano autentiche, le qualità che ho condiviso con loro, per cui io li ho ringraziati, erano qualità che veramente mi hanno scatenato delle riflessioni, dei pensieri sul mio modo di essere, sul mio modo di stare in classe, sul mio vissuto personale, sulla mia adolescenza, su come potrei migliorare i miei strumenti relazionali verso gli altri, verso gli studenti, verso i colleghi, verso tutti i rapporti della mia vita.
Io credo che siano queste le cose che ci danno gli studenti e per me quest'anno è stato un bellissimo regalo da fare loro, quello di prendere un fogliettino riciclato, scriverci un grazie specifico, arrotolarlo con un bel fiocchetto e regalarglielo, regalargli un pensiero che per me è una cosa preziosa che mi hanno loro donato nel corso dei primi mesi di scuola. Poi ho deciso di farlo anche con gli amici, per messaggio magari augurando un buon Natale oppure nel buon anno. Ed è un'attività secondo me che può essere molto interessante da fare anche in classe tra gli studenti, chiedere loro di scrivere un grazie per ognuno dei loro compagni su dei fogliettini e poi farglieli scambiare, così che ognuno di loro possa avere un quadro frammentato, sfaccettato della propria personalità. E quindi questo è un regalo che si può fare in qualsiasi momento dell'anno. A Natale, a Capodanno, alla fine dell'anno, a Pasqua, in qualsiasi momento, ma può essere anche un'attività da far fare agli studenti per imparare a conoscersi, per capire come gli altri vedono le persone all'interno della classe. Un gioco divertente per scoprire la propria personalità, insomma. Spero di avervi dato degli spunti di riflessione interessanti anche in questo video. Noi ci vediamo presto online, lasciate un like e buona giornata!